Buongiorno, buongiorno a tutte. Oggi è sabato. Sono tagliati i capelli già da una settimana quando c'è stata la cresima di mio figlio. Ho voluto cambiare un po' di look. Vabbè, tanto i capelli ricrescono. Quindi, sabato, un sabato un po' uggioso, ottobre ormai. Weekend di acqua sicuro. Quindi tanto cibo, tante cose di famiglia. Devo andare anche a fare la spesa all'Eurospin. Devo prendere due cose. Mio marito è già andato all'Esselunga. Io devo andare a prendere due cose per me all'Eurospin. E qualcosa che mi manca. Devo fare i miei cieli, li ho già fatti. Li ho fatti questa mattina. Adesso di sopra ho un profumo di chiodi di garofano perché ho fatto le mele e nell'acqua l'acqua l'ho aromatizzata ai chiodi di garofano. Quindi ho la casa di sopra che profuma di chiodi di garofano. Utile e dilettevole. E quindi niente. Adesso mi accingo a preparare da mangiare e poi niente, poi vi porterò, spero, con me nel pomeriggio. Adesso un bel caffettino con la mia dolce gusto. Ho messo il latte e poi ho fatto scendere il caffè. L'avevo miscelato un po' con il miscelatore apposta per poter fare la schiuma. E questo è il mio caffè cappuccino. Ci vuole. Buongiorno, è passata una settimana. Allora, purtroppo, fra virgolette, perché comunque la vita è anche questo. Da quando mio figlio ha cominciato le medie, ovviamente c'è un periodo di assestamento, di rodaggio di capelli, di rodaggio, di nuova organizzazione per la quale è assolutamente difficile per me, riuscire a ritagliare dei momenti nella quale, fare dei video. E quindi mi ritrovo a questi spezzoni, dove mi giustifico perché in questo momento la vita mia, deve essere messa un attimino, come si può dire, deve girare in un altro modo. E quindi niente, io ho bisogno ovviamente di ricreare degli spazi diversi perché sono cambiati gli orari di mio figlio, perché ovviamente i miei orari sono diversi, un po' per il lavoro, un po' per diverse attività e un po' ovviamente per la famiglia, quindi ci saranno dei ritagli, ci saranno cose, giocate un po' di qua, un po' di là. Spero che vi piaceranno nella stessa maniera, perché questa è la vita, perché qua si gioca la vita e quindi questo fa parte della vita di ciascuno, dei cambi di orari, dei cambi di abitudine, dell'organizzazione diversa e niente, e quindi non vi dico altro. Perché sicuramente tante di voi conosceranno questo tipo di abitudini, ci saranno passate, ci dovranno passare e quindi va bene così. Se va bene a me, deve andare bene anche a voi. E per oggi invece una bella pasta alla carbonara con i tenderoni.
Spiedini di zucca e speck, assolutamente da provare, semplici e se li ho fatti io potete farli anche voi. Olio rosmarino, speck che avvolge appunto i nostri bei pezzi di zucca, tutto in forno a 180 gradi, vi assicuro che l'accostamento speck e zucca è fenomenale. Prodotto finito. Questo l'avevo preso all'Action. Allora, profumo molto buono, perché è veramente molto 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 buono, molto profumato, molto buono. Ma pulizia, boh, non lo so. Dice che la base di piante vegetali 98%, bottiglia riciclata al 100%. Allora, molto buono il profumo. Pulizia, non lo so, puliva, sì, puliva. Poi, sì, rimuoveva il sapone e altre stair in your bedroom. Puliva, se tutto questo vuol dire pulire, sì, puliva. Quindi, voto 7. Ma la bellezza di queste basi per orchidee che ho fatto, sono tutte fatte in cartone. E poi, diciamo così, lucidate con una vernice lucidante. Sono fatte di cartone. Poi questi diventeranno degli orecchini. La luce fa schifo. È una base di cartone con le carte che avevo preso ad Action, mi sembra. Foglia di d'oro e basta, e vernice. Quindi poi dovrò fare il buco e volevo anche arricchirli con qualche altro particolare, magari in pasta polimerica, però vediamo. Perché non voglio creare qualcosa di troppo, troppo, troppo pesante. Però li adoro, li adoro. Questa è la versione ancora da sistemare tutta, vedete? Vedete quindi che sono fatti di cartone, guardate. Vedete? Poi ovviamente devono essere ancora, ancora, ancora lavorati sul retro, sui lati, per definirli completamente. Però io li adoro. Questa è la mia ancora di salvezza, la mia valvola di sfogo, la mia isola felice. E quindi guarda chi me la tocca. La creatività. Serie svuota spesa Eurospin, ho fatto una scorta di yogurt. Allora cominciamo con questi che sono quelli dell'Alpenspitz, ai frutti rossi e ai frutti di bosco. Questi non li avevo mai visti, bifidus più vitamina D alla pappa reale. Questi devono essere molto buoni. Poi anche questo non lo avevo mai visto, con cereali e biscotti al cioccolato della serie Amo Essere. Questo invece è uno che adoro, yogurt greco e limone. Della serie invece Pathos mi hanno consigliato questo al caffè, che mi hanno detto essere molto buono, bianco con miele perché io adoro il bianco col miele e quello alla vaniglia. E poi ancora tra i formaggi, Muscatella del Trentino, anche questa è la serie Alpenspitz, Stracciatella, dolcetto mascarpone gorgonzola, questo deve essere buonissimo, provolone dolce e emmental francese, un po' di scorta di formaggio e ci sta, pasta fresca, orecchiette,
e trofie della serie sempre i tre mulini affettati, prosciutto cotto alta qualità, il salame Milano, prosciutto crudo stagionato minimo 24 mesi della serie Amo Essere, speck affettato, cotto tacchino con olive, questo è buonissimo per fare le impiadine, arrosto di petto di pollo, arrosto di petto di pollo, anche questo qua con le piadine vai alla grande. Ho preso anche questi busteroni sempre della serie Alpenspitz da fare con i crauti, anche quelli della serie Alpenspitz, in una serata austriaca, e anche questi qua di suino. Piadina classica, questa è formato relativamente piccolo e quindi è ottimo, sempre della serie Tremolini. Panna da cucina senza lattosio in queste mini confezioni da 3 e poi panna invece normale da 200 ml, e ne ho prese due confezioni Land e Amo Essere senza lattosio. Pan bauletto già aperto, questo della sempre Tremolini, questo è pane morbido a fette e va bene per tutti gli usi, buono, morbido e voilà che la vai bene. Abbiamo preso anche queste patatine buon gusto, cacio e pepe, le abbiamo prese anche al pomodoro basilico e alla senape, ma se le sono sbuffate tutte. No, aspettate, sì, eccola qua, eccolo qua, pomodoro e basilico, eccole qua. E poi ho preso anche queste quattro confezioni di queste mini gallette Maestri Legumi, che sono le più buone in assoluto, migliori ancora delle marche di marca, appunto. Una confezione della Dolciando, biscotti cereali, frutta con mirtilli russi, ricchi di fibre, questi non li avevo mai provati, li devo assolutamente provare. In teoria ci dovrebbe essere anche la mela, a me piacciono tanto questi. E quindi con la colazione. Top. E anche questi croissant che non ho mai provato, con crema al pistacchio. Questi non li avevo mai visti e sono assolutamente da provare, della ditta Dolciando. Spero che siano buoni così come si presentano. E ancora questi muffin con gocce di cioccolato, che si presentano buonissimi, senza glutine. Mi sembra che fossero in offerta, non mi ricordo, però li avevo provati una volta ed erano buonissimi, anche se sono senza glutine, sono buonissimi. Il cosiddetto prodotto del giorno è invece questo tè al limone caldo e freddo, che ho preso perché appunto avendo la Dolce Gusto Nescafè volevo proprio provare il tè, ed è ottimo, veramente buonissimo. Io l'ho provato caldo, freddo non l'ho ancora provato, però cioè, buono, 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 addirittura non zuccherato. Questa mi sembra che veniva sui 2,98 euro, una cosa del genere, ci sono 16 capsule, però veramente top, questo è il prodotto del giorno. Anche il profumatore detergente senza essenza e detergente universale, ambienti e superfici, magnolia e vaniglia. Io usavo quello della nota marca, era Ambra, mi sembra. Ho voluto provare questo qui, speriamo che sia buono. Anche questo me lo dava come prodotto nuovo, non so, le campagne acquisti di Eurospin come funzionano.